Buongiorno. Allora, qui abbiamo una bellissima collector di Detroit Become Human. Perfetto. Che è talmente grossa che non so come unboxarla, quindi cercherò di unboxarla così come. Però ho una camera qui sopra che inquadra, sì, più o meno, però mi inquadra praticamente a scrivania per poter inquadrare tutta la scatola. Quindi io direi che possiamo andare ad aprire uno e uno, due e voilà, e abbiamo tutto vuoto, tutto bianco, quindi io direi che posso andare a solleveggiare questa scatola qua. Ok, oh no, è già caduta roba, oh no, spoiler. Va bene, allora la cosa bella è che questa cosa qua si apre in modo molto ambiguo senza che mi tocchi la tastiera. Allora, ok. Allora, ovviamente si apre tac tac e tac. Infatti si apre a cofanetto così. E ha una la key di Steam, tipo. No, aspetta. Detroit Become Human, si dovrei capire come. Cioè c'è il modo per riscattare la key sul sito, cioè su Steam. E c'è poi prima di guardare l'action figure, io direi guardo qua, qua è tutto pulito. Allora c'è questo, che sono tre spille, giustamente non ho l'autofocus attivo, quindi fatemelo attivare un attimo, perfetto. Ho tre spille, ok, ho tre spillette del gioco, riferite a cose inerenti al gioco di Detroit Become Human. Così forse si vede meglio, decisamente meglio. Che sono veramente molto belle e veramente fatte bene. Poi c'è questa tesserina qua, che è tipo un badge d'ingresso, che dice accesso, all access, accesso completo della Cyberlife, a nome di Elijah Kamsky, CEO. Questo personaggio lo potete conoscere giocando il gioco, che non vi faccio vedere il retro, ho distrutto la cam sopra, e non vi faccio vedere il retro perché dietro c'è il codice della key del gioco, quindi non ve lo faccio vedere, però dietro c'è solo quello e basta. E poi c'è questa bellissima action figure, vorrei spaccare, perfetto. Ok, perfetto, questa bellissima action figure tutta modellabile, cioè in senso si aprono i bracci, cioè le braccia delle robotiche si possono regolare a nostro piacimento per fare l'inquadratura migliore. E se non erro, sì, esattamente, sono, questa è una edizione limitata numerata, quindi sono 2500 copie, cioè edizioni, e questa è la numero 773. E teoricamente ci deve essere un tasto perché questa cosa qua si illumina, solo che io non ho unghie, farò una cosa brutta, però userò il pass di Elijah per aprire questa cosa, cioè lo sportellino per le batterie, però non si apre, hanno fatto lo sportellino per le batterie per non aprirlo, ok? Tanto vedrete magari a schermo, se ho il tempo poi di registrare, delle clip un po' più dettagliate con l'obiettivo macro. Comunque l'action figure sembra fatta molto molto bene. A parte il volto, cioè il volto non è dettagliatissimo. Per il resto è molto ben fatta. Mi piace questa cosa qua, che posso muovere le braccia robotiche a mio piacimento, per dire, non guarda, gira di qua, gira di là. Ok, però il braccio robotico, quello con Kara,
non si può muovere, nel senso non si può alzare, abbassare, è fisso lì, quindi soltanto le due braccia frontali con lo scanner e con la mano posso muoverle in verticale e in orizzontale. Volevo far vedere acceso, comunque c'ha qua questa striscia, questo cerchio blu che vedete qua si illumina, molto molto carina come cosa. Avrei voluto tanto farvela vedere se soltanto si aprisse, l'hanno fatta tipo ultra mega super potente. Sto guardando qua, no, ok. Per un attimo pensavo ci fosse un pezzettino anche delle braccia di Kara che si muove, ma non si muove. Niente, l'hanno fatta tipo super mega resistente, vi farò poi vedere in clip quando farò le riprese dell'action figure come illuminato. La scatola è una cosa bellissima, perché la potete vedere da l'altura superiore più o meno, ok, che è triangolare, contiene delle iscrizioni del modello dell'androide di Kara, con le foto di Kara qua, qua è scritto androidi e qua l'effettivo modello e il nome dell'androide. Poi si apre dentro, c'era gli scompartimenti vari, bla bla bla, e come fosse dentro il laboratorio della Cyberlife. Ok, visto l'aperto è così, io poi chiudo tutto, perfetto, e era come era messo dentro. Niente, è una collector piccola ma grande, perché alla fine è non ha tantissime cose oltre l'action figure, ma ha roba veramente GG, che merita, che vale la pena avere. Quindi se siete fan dei lavori di Quantic Dream o comunque di Detroit Become Human, che comunque è un signor gioco, ve lo consiglio a chi non avesse ancora giocato. Questa collector qua non è uscita con il gioco, ovvero nel 2018, perché non so perché, non l'avevano fatta. Però adesso, per celebrare il fatto che Detroit Become Human arrivava sulla piattaforma PC, hanno deciso di fare questa collector qua. Infatti la Key è per PC, la collector è acquistabile esclusivamente su PC, almeno per quanto ne so. Non so se arriverà poi in collector su console, però essendoci che è già uscito 2 anni fa il gioco per console, non penso. La collector costa un pochettino di più rispetto alle normali collector, non so perché, penso perché è a numero limitato, ci sono quindi 2500 copie, mi tocca tra 773esima. L'adesivo lo vedete qui dietro, ve lo farò poi vedere in clip, dove qua? Lo farò vedere poi in clip bene che si vede, perché è sbrilluccicoso e c'è scritto il numero, però non ho capito se è riferito all'action figure solamente o alla collector, ma immagino la collector. Strano, non è, cioè la collector non è andata sold out in questo periodo, anzi domani, che cioè oggi, che è il giorno prima dell'uscita ufficiale, perché dovrebbe uscire il 20 di ottobre, io l'ho ricevuto un giorno prima, è ancora disponibile, è strano. Però vedo che molte collector stanno facendo così, quindi sarà il periodo, magari poi sotto il Natale vanno sold out quelle avanzate. Visto che anche quella di Avengers avevo visto che era rimasta per molto tempo ancora disponibile dopo l'uscita del gioco. E niente, io chiuderei qua il video, vi lascio con un po' di clip, un po' di musichella e vi auguro una buona giornata, ci vediamo molto molto presto. Do 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 do